Caro Lillo, io conosco da tempo la tua capacità di organizzare convegni di qualità e di novità, che per lo spessore culturale dei relatori lasciano il segno e rendono onore alla nostra città. È il motivo che mi spinge a prendere la parola per offrire a te e agli illustri relatori, in uno a un doveroso e sincero saluto a voi tutti, i ringraziamenti della civica amministrazione. Offrirvi, dicevo, le mie riflessioni, scusatemi, che possono sembrare brutali sincerità e anche scomode verità. Gentili convenuti, è lontano il tempo in cui il nostro tribunale, la sua classe forense, la magistratura operante, godeva di prestigiose visite di ministri di giustizia, di presidenti di corte costituzionali, di vicepresidenti del CSM. Era bello per noi, caro onorevole Bonito, caro senatore Fornieri, sentire forte la missione di parlamentare e di uomini di governo. L'orgoglio di essere, di sentirsi Lucerini, mutuo una tua espressione, Francesco, Lucerini di nascita e di adozione. Orgoglio che aumentava per noi a dismisura e che ci piaceva sventolare a tutti. Ora, i liti onori di un tempo si sono trasformati in disagio, in un'enorme tristezza, e sul finire di questo anno stiamo soffrendo, perché, come è stato ricordato da Lello, dall'avvocato Lepore, una fulgida luce si è spenta sulla nostra nobilissima lucera. Ver rabbia in noi, perché avevamo assaporato la gioia della verità e della vittoria, quando tutti gli onorevoli e senatori di ogni credo politico avevano espresso nelle commissioni giustizia di Camera e Senato il loro parere unanimemente favorevole al mantenimento del nostro tribunale. Avevamo creduto nelle assicurazioni di un sottosegretario, in quelle del direttore del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, coautore, un termine molto blando, coautore della soppressione del nostro presidio di giustizia. Avevamo creduto, caro Francesco, che le fatiche di quanti, con indomito orgoglio, compostezza, coraggio, competenza, vero caro Lello, vero presidente Newsday, vero presidente Prezioso, avevamo creduto che le vostre e le nostre fatiche fossero riuscite a far capire a chi non ha voluto capire le ragioni oggettive e non di un petulante e sterile partigiano municipalismo. Ma il grido di sdegno di una terra occupata ancora da malavitosi che ha tuttora bisogno del suo antico baluardo di giustizia. Un avvocato, ministro di giustizia e un giudice hanno decretato lo spegnimento di un faro di verità e di giustizia, sovvertendo il primo e fondamentale ordine della vita italiana, quello delle prerogative parlamentari clamorosamente violate. A nulla sono valse le prese di posizione del nostro sindaco, del presidente della provincia di Foggia, del presidente del consiglio regionale pugliese, del sindaco di Bari, di Foggia, di San Severo, di Trani, di tutti i sindaci dei paesi remoti dauni, del nostro vescovo, dell'arcivescovo della diocesi Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, del presidente dell'ordine forense del circondario di Lucera, del presidente della camera penale di Lucera, del presidente del comitato per la difesa della legalità di Capitanata, del presidente del procuratore del nostro tribunale, del consiglio giudiziario di Bari, della sottosezione del CSM, degli ordini professionali, dei notai, dei commercialisti, delle organizzazioni sindacali, della stampa nazionale, provinciale e locale. L'arroganza del governo tecnico si è rifugiata nell'audizione alla Camera dietro una relazione artefatta, ragionieristica, io dico mendace, di un ufficio ministeriale.
E allora consentitemi anche di dare una mia convinta risposta al tema dell'odierno convegno, avente il titolo È vera riforma epocale la geografia giudiziaria? Aggettivo epocale, aggettivo, gridato a gran voce dal ministro Severino e fatta proprio dal governo Monti. Chi vi parla è convinto che i progetti di riforma, un tempo non lontano, approvati dal Parlamento, di non nominati, ma scelti dal popolo, e il pensiero spazio alla riforma agraria, quella scolastica, quella sanitaria, hanno avuto come visibile e concreto risultato, allora, l'abbattimento delle differenze delle classi sociali, l'eliminazione dell'odiosa beffa che al mancato diritto al lavoro dovesse corrispondere il mancato diritto alla salute, la presenza di scuole medie, una moglie insegnante, in illo tempore andava ad insegnare ed erano state aperte le scuole medie in tutti i nostri paesi subappignolano, cioè quei paesi che avevano una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Quelle, io credo, potevano definirsi riforme epocali che nel tempo dovevano e sono state in parte migliorate. Ora viviamo invece, facendo mia un'espressione che ho ascoltato giorni fa dal governatore Vendola, governatore della nostra regione, il tempo della controriforma, perché oggi il lavoro manca ancora più e le fabbriche chiudono, perché gli ospedali sono ridimensionati, per fortuna il nostro ospedale non è stato ancora chiuso, è solo ridotto in termini di posti letto, riconvertiti oppure chiusi. I tribunali, e ne siamo diretti testimoni, soppressi. E allora, cari amici, è tempo di non mostrarci tiepidi, affievoliti, forse, nell'iniziale ardore tempestoso, caricarci ancora di più di una tensione civile e democratica e mantenere fermo il proposito di non ritirare le tessere elettorali consegnate al prefetto. Per ricordare a chi di dovere, che i nostri diritti sacrosanti sono stati umiliati, calpestati, derisi. Dobbiamo testimoniare, cari amici, cari concittadini, di sapere onorare la nostra città che fu la patria politica di Antonio Salandra e la patria di origine di Ruggero Bocchi. Forse dovremmo tornare a condividere quelle manifestazioni impietose come quelle degli anni in cui, era il 1923, un altro governo, un governo fascista, perpetrò l'identico scippo, ora come allora, non suggerito da alcuna valida necessità economica, riacquistare il rispetto della fascia tricolore, offesa da chi in Roma doveva difenderla e rispettarla, salvaguardare le prerogative parlamentari, sostenere ancora più il comitato berretto di uomini fieri, superbi del nostro tribunale, la memoria più viva tra le nostre istituzioni democratiche e cittadine. Mi fermo qui, caro Presidente, caro Avvocato Lepore. Torno a ringraziare te e gli illustri relatori per questa splendida iniziativa, che è per tutti noi un ulteriore stimolo per rafforzare l'attenzione in favore della nostra nobilissima città. Carissimi Presidenti Agnosdei e Pregiuso e Avvocati tutti, la virtù insegna che ci si ritira dopo aver vinto. Non possiamo restare a metà. I tiepidi, consentitemi questa espressione letta qualche giorno fa su un settimanale, i tiepidi, dice l'Apocalisse, saranno sputati nel giorno del giudizio e noi tutti non possiamo meritare una così ingiusta condanna. Grazie.